Bentornati nel mio canale. Allora, oggi vi farò il video dei miei prodotti finiti del periodo, perché a me, lo sapete che a me non mi riesce finire un prodotto, insomma, è difficile per me. Però, per prima cosa, volevo dirvi che tra poco, a breve, quando arriverò a 500 iscritti, farò un giveaway. Numero 2, ragazzi, farò un giveaway, un piccolo giveaway per ringraziarvi e per ringraziarvi del supporto e niente. L'ho già comprato qualcosina per regalare a voi e non vedo l'ora, ragazzi. Mancano 18 persone, 18 iscritte, quindi iscrivetevi, ragazzi, cioè, aspetta, così almeno faccio finalmente il giveaway. Era tantissimo ed era doveroso farlo. E niente, iniziamo con il video, allora, con i prodotti finiti. Allora, come prima cosa ho finito questo disinfettante mani, insomma, della Ombia, marca tedesca, normale, disinfetta, lo ricomprerei ma ho già un altro, quindi non lo ricompro. Comunque sì, è un semplice disinfettante. Poi ho finito un altro di questo, il doccia schiuma Vidal Emotion Tropical Sunset, buonissimo e ha un buon odore, buono 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 ragazzi, è estivo però io lo uso anche anche per l'inverno. Poi altro prodotto, allora, queste salviette della Viviverde. E devo dire che struccano bene, però ho notato che ultimamente mi stanno facendo bruciare le zone più delicate, quindi le guance, anche qui, insomma, poi divento rossa, non so come mai, ragazze. Quindi ho deciso di non comprarle più. Prima non mi capitava questa cosa. Sento tutto un bruciore e arrossamenti, quindi non le compro più, mi dispiace. Poi altre nuove salviette sono le mie Friam. Queste qua, struccanti, viso, occhi e labbra. Ci trovo benissimo. Lo sapete ormai, sono le mie preferite, mi struccano bene. E l'ho già ricomprate. Poi altro prodotto, se sì, ho un po' di casino, è questo shampoo alla mandorla dolce, il fior di loto della Ultra Dolce Garnier. Questo qua mi ci sono trovata bene. È senza parabeni, coloranti e siliconi. Mi lava per bene i capelli, me li tiene puliti per 2 giorni. Li vedo brillanti, cioè non li vedo spenti e né pesanti, quindi mi piace tantissimo e l'ho ricomprato e lo sto usando in combo con altri. Poi altro shampoo è questo qua, ultra dolce all'argilla dolce e cedro. Questo qua è per capelli tendenti ad ingrassarsi. Allora, anche questo, ragazzi, mi piace tantissimo. La stessa cosa, anche lo stesso discorso per quello di prima. Mi pulisce la cute, me li fa durare anche lui 2 giorni puliti. Che dire, anche questo me le fa sembrare leggeri e non pesanti. Quindi anche questo ho promosso, ma non l'ho ricomprato perché ho voluto un po' cambiare. Poi altro shampoo. Allora, ve li faccio dire tutti perché alcuni erano rimasti così pochini, eccetera. Allora, altro shampoo è questo qua della Lush a testa alta. Allora, questo qua all'inizio mi ci trovo bene. Poi l'ho usato ultimamente e devo dire che non faceva più il suo lavoro, insomma, mi lavavo i capelli e mi sentivo pesanti, cioè me li scioccavo bene, mi sentivo pesanti e
E il giorno dopo erano già sporchi sulla cuse qua sopra. E 250 grammi, diciamo che non lo ricomprerei, costa 14 euro, non lo ricomprerei. Poi, altro prodotto, insomma, è la Yankee Candle, la jar piccola, è la Sugar Apple. Mi è dispiaciuto tantissimo finirla. Questa qua è la mia fragranza preferita, devo dire, perché è buonissima. Finita, che dispiace. C'è sempre l'odore, ragazze. È buonissima. E penso di ricomprarla sul sito che costa meno. E ho anche la Tarte di questo, che però non userò perché mi dispiace. E io ve la consiglio questa, ragazze. Poi, altro prodotto, ho finito questo sample della MAC, dello Studio Finish NV25, il correttore, e mi sono trovata bene, infatti ho comprato la full size, e sì, l'ho ricomprato, quindi mi sono trovata bene. Poi, eccoci qua, The Boost. Allora, ormai anche questo altro prodotto finito, questo qua, il Dove Original 48 ore, è il mio preferito in assoluto, non lo sapete, io ci trovo bene, non mi fa puzzare, e insomma lo adoro, l'ho già ricomprato, però ho comprato un altro, non Original, ma un altro, come si dice, un altro tipo. Poi altre salviette, perché io ormai mi struco solo con le salviette. Allora, queste qua, le salviette della Nivea, salviette struccanti, delicati per pelli secche e sensibili. Allora, vi spiego, queste qua le prese da mia mamma quando io avevo finito tutte le mie ferie. E disse, mamma, mi serve urgentemente, servono delle salviette. Mamma mi ha preso queste. Allora, devo dire che queste qua non mi sono piaciute. Sono per pelli secche, quindi mi sentivo la pelle grassa. E quindi le ho usate soltanto per gli swatch sulle mani. Erano troppo oleose, grassi, però l'odore mi fa schifo, ragazzi, della Nivea non mi piace. Quindi non le ricomprerei e le bocio. Poi, altre fria. Queste qua sono diverse da quell'altre. Queste qua erano le 25 salviette idratanti, mentre queste 20 salviette riequilibranti, struccanti. Questi qui sono per pelli delicate e sensibili, formulazione con prodotti da agricoltura biologica. Queste ragazze sono trovate bene, come quell'altre, struccano bene e niente, sì, mi piacciono, le ricompro. Poi, altro prodotto della Lush è capelli d'angelo. Allora, capelli d'angelo e maschera per i capelli, insomma, per idratare i capelli. A me mi serviva per le punte questa maschera. E devo dire che allora all'inizio mi piaceva, però poi l'ho abbandonata. E mi era rimasta fin qui, però era scaduta. Quindi io ho svuotato sempre l'odore, tutto il barattolino, accidenti a me, 15 euro di maschera. E non so se porti tipo 5 barattolini ti danno un'altra maschera, non lo so. Comunque io la lascio. E insomma non l'ho potuto usare perché era scaduta, quindi niente. Però non la ricomprerei a 15 euro, ce n'è da di meno. Poi altro prodotto che ho finito è il balsamo districante della Evergreen. Allora, questo qua non so se è bio, non lo so, ragazzi. Andiamo bio con prodotti con l'inci schifoso, perché qui vedo acqua, non me ne intendo tantissimo. Acqua, cetearil, alcol di palmito, island, insomma, vabbè. Comunque io mi sono trovata molto bene, l'ho presa all'Ipercop e alle erbe, neutro, neutro.
Devo dire che appena riandrò all'Ipercop lo comprerò, l'ho pagato anche poco, ho da finire altri due balsami, però questo mi è piaciuto tantissimo, mi districava capelli e me li faceva anche più dritti, quindi più lisci, quindi mi piace tantissimo e ve lo consiglio ragazzi se cercate un balsamo districante. Poi, altro ultra dolce. Questo qua, shampoo 5 piante, altelverde, limone, cauli e eucalipto, ortica, verbena. Eccolo qua. Anche questo, ragazzi, mi è piaciuto tantissimo. Capelli leggeri, morbidi, lucenti. Anche questo mi durava 2 giorni perché ho capelli grassi, quindi prima di 2 giorni è già... Scusate, allora, dicevo che per me... 2 giorni era tantissimo, è tantissimo che mi stanno puliti per me, che ho capelli grassi. Quindi questo penso di ricomprarlo, però finisco altri. Poi l'ultimo prodotto è un profumino della Essence, questo qua, il Candy Shop. Questo qua ha un buon odore, ragazzi, buonissimo, e durava tantissimo e mi è dispiaciuto tanto finirlo, però non penso di ricomprarlo perché... Ho altri profumi da comprare e poi sinceramente spendere 7 euro, 8 euro per questo è buono. L'amor del cielo, però ho altri più buoni, cioè questo è buonissimo, è buono ragazzi, però penso che non lo voglio. E niente ragazzi, io ho finito di mostrarvi tutti i miei prodotti, diciamo, finiti. Lo so, sono pochi, bagnoschiuma sono uno solo perché io li apro tutti. Uso un po' uno, non finisco mai un bagnoschiuma. Stranamente questo qua, doccia schiuma, quello alla vaniglia e lime, ho finito perché mi piaceva tantissimissimo. E niente, iscrivetevi ragazze per il giveaway che farò prossimamente, spero presto di arrivare a 500. Io vi mando un bacione e grazie per avermi visto. Ciao ciao!